Che mi ha alzato questo. Eccoci, ci siamo quasi. Pasquale, sei... Prova. Eccoci. Tu hai messo l'opzione di cross posting, vero? Chiara? Hai messo l'opzione di cross posting? Ah? L'hai abilitato il cross posting? Ok. Siamo in diretta, ma non siamo partiti, ci siamo quasi. Diamoci un taglio. Questo è il nome dell'evento che sta per avvenire qui a Roma, nella capitale, a Luegil, che avrà luogo domenica 12 di maggio e lunedì 13 maggio. Diamoci taglio perché? Perché ci sono dei vitigni che spesso vengono trascurati e utilizzati spessissimo, se non quasi sempre, per essere un blend, quindi apportare un qualcosa ad altri vitigni, e raramente vengono utilizzati in purezza. Ma ci sono dei produttori che invece hanno avuto il coraggio di investire in questi vitigni per esaltarli nel loro territorio. Gli hanno dato una vita, gli hanno dato un'identità, gli hanno dato una forza che è stata riconosciuta. Ed è stata riconosciuta da due organizzatori. Pasquale, che abbiamo qui in studio. Buongiorno. E Livieri, esatto. Ovviamente, e in collaborazione con la Pecora Nera Editore. Di solito hanno fatto tutto insieme, avrei voluto anche io averli qui in studio con noi insieme, ma la Pecora Nera Editore, come sapete, ha una rigidissima legge, quella di non apparire mai in pubblico, poiché si occupa di fare recensioni dei ristoranti e vuole avere la libertà di non essere mai riconosciuta, quindi il volto della Pecora Nera Editore non è possibile da svelare. Volevamo farlo venire qui incappucciato, ma poi abbiamo detto viene Pasquale a rappresentare entrambi. Quindi rimanete con noi, perché tra poco insieme a Pasquale parleremo proprio di questi vitigni alternativi, oltre a scoprire la realtà di Pasquale, che è anche quella di essere fondatore dell'enoteca Il Sorì, sempre qui a Roma, un'enoteca molto molto interessante. Grazie. Quindi a tra poco. Allora Pasquale, a parte la mia voce che fatica, benvenuto tra noi. Buongiorno. Adesso entreremo appunto nel vivo della presentazione sia del Sorì, la tua enoteca che gestisci. Da quanto tempo? E a giugno saranno 8 anni. 8 anni, ma ci sono delle novità in corso di cui ci parlerai adesso a breve, tante novità in corso. Quindi 8 anni a gestire un'enoteca, quindi avrei, ovviamente ti occupi tu della selezione dei vini in maniera molto approfondita, e hai curato soprattutto quella l'evento, sì, che avrei anche, sarà in onda. Ho accettato volentieri l'invito da parte dei ragazzi di Pecora Nera, perché insomma è sempre bello mettersi, no, accettare nuove sfide e fare qualcosa di nuovo. Sempre, non sempre ti sei tirato indietro. Adesso ci racconterai anche come nasce l'idea di dare appunto voce proprio a questi produttori che hanno esaltato i vitigni, diciamo, poco rinomati o comunque quelli un po' trascurati dall'enologia italiana, che sono tra l'altro i vitigni autoctoni e i vitigni secondari, chiamiamoli così, sono in realtà una delle ricchezze più grandi del nostro panorama vitivinicolo italiano, no? Ed è una cosa sulla quale stiamo puntando sempre di più e stiamo raggiungendo risultati sempre più interessanti. Sempre più interessanti, è vero. Raccontateci voi che ci state seguendo, grazie per essere qui, sempre più numerosi, a seguirci proprio su questo tema dei vitigni.
chiamiamoli meno conosciuti più che secondari, perché comunque stanno cominciando ad avere anche loro un'identità ben precisa. Se ve ne viene in mente qualcuno che ci volete raccontare o di cui ci volete parlare o domande in merito, mi raccomando, vi seguiamo qui in diretta, quindi possiamo anche rispondervi insieme a Pasquale quando volete. Quindi eccoci qua, Alessio De Angelis. Buongiorno. Lo salutiamo. Ciao, dice che ti saluta tanto e che mi devi trattare bene. Sarà fatto. Quindi grazie Alessio, ma a parte la mia voce sto benissimo qui con Pasquale, ci stiamo facendo un sacco di risate e di racconti interessanti. Bella questa trasmissione, grazie mille a Dom Monte, benvenuto tra i nostri ascoltatori, mi fa molto piacere di essere qui con noi. Se avete invece appunto, Alessio, raccontaci qual è il tuo vitigno, diciamo, un po' meno conosciuto che ci vuoi segnalare, dai. E noi ovviamente tireremo fuori qualche nome strano di vitigni, un pochino certo, meno conosciuti, oltre a stappare insieme una bottiglia che non vi svelo subito, però... anche se l'avete già potuta sbirciare. Facilmente riconoscibile per la forma della... già la forma abbastanza indicativa. Otto secondi. Pronto? Torniamo in onda. Pasquale Livieri, come vi ho detto qui oggi in onda con noi con Vino TV Chiara Giannotti su Radio Food, e siamo qui con Pasquale che è il fondatore dell'enoteca Il Sorì. Ci stava raccontando questa enoteca aperta ormai da 8 anni. Raccontaci Pasquale, come è nata l'idea quindi di aprire questa enoteca e quali sono le sue caratteristiche principali. Ok, l'idea di aprire un'enoteca insomma nasce dal fatto che una passione improvvisamente esplosa, predominante, con una formazione che mi è stata data da mio papà, perché è sempre stato nel settore dell'enogastronomia, mi ha avvicinato da bambino al mondo dei vini e durante uno dei tanti bivi che mi sono posti nella vita mi sono detto: perché non ritornare a fare il lavoro di famiglia? Quindi a stare di nuovo in mezzo alla gente, e così nasce l'idea di aprire un luogo dove possibilmente si possa parlare di cultura del vino e del bere bene, e tutto questo associato ad una ricerca su tutto il territorio nazionale, ma non solo, che permettesse di selezionare dei vini che differentemente, insomma... Quindi possiamo trovare nella tua enoteca vini che non sono poi così facili, hai voluto fare una selezione un pochino più alternativa, diciamo, rispetto... Sì, vabbè, diciamo, chiamiamola anche alternativa, ci può anche stare. Ci piace. Ci può anche stare, ci può anche stare. Dici dove si trova esattamente la tua enoteca? L'enoteca Il Sorì si trova a Roma, in via dei Volci, nel quartiere San Lorenzo, al Civico 51, sono... 38 metri quadri con 6 tavoli, un ambiente molto piccolo, ristretto e curato, dove ci piace coccolare tutte le persone che decidono di trascorrere del tempo da noi, fondamentalmente. E ci sono anche delle novità ultimamente che riguardano l'enoteca per caso? Ultimamente la più grande novità è che nell'ultima settimana sono riuscito ad accumulare 10 ore di sonno, perché da sabato insieme ai miei soci, che ringrazio sempre tanto, abbiamo dato vita ad un secondo progetto che si chiama Matier, ed si trova nel quartiere Monteverde a Piazza Ottavilla, dove invece proveremo nel corso del tempo a dargli un'impronta un po' più internazionale. Quindi già al Sorì comunque troviamo delle etichette non solo italiane, no, ma diciamo ovviamente di diciamo stazione internazionale. Diciamo che al Sorì si suddividono più o meno 50 e 50 Italia al resto del mondo, dove ovviamente per il resto del mondo il 42-45% è rappresentato dalla Francia. Mentre a Monteverde proveremo a giocare un po' di più con dei piccolissimi vigneron. Quindi Matier Baravan, sì, esattamente. Seguiteci sui canali social di tutte e due le nostre attività per rimanere sempre aggiornati.
Bene, grazie Pasquale. Allora fermiamoci un attimino e torniamo poi per affrontare, oltre ad altre curiosità sui tuoi wine bar, e cioè enoteche anche, e anche su proprio il tema appunto dei vitigni secondari o comunque utilizzati per il taglio, che saranno protagonisti di Diamoci un taglio al Weigill prossimo weekend. Allora, raccontaci un pochino quindi di più sulla selezione, come avviene la selezione dei vini all'interno dei tuoi wine bar e quali sono anche le cose più tipiche che offri in abbinamento, diciamo, che si Sì, trovano in abbinamento ai vini. Io ho avuto il piacere di starci e dicevo che devo dire che mi hanno colpito molto i piccoli assaggi che esatto, tutta una uscivano serie dalla di cucina. Vinchos perché l'ispirazione è quella basca di base e poi contaminazioni francese e spagnole perché sono i paesi che destano a me maggiore interesse per la scoperta di nuovi vini. E poi, essendo surfista come i miei soci, sull'oceano ci sono le onde migliori d'Europa, per cui andiamo da quelle parti e ci confrontiamo anche con colleghi operatori per selezionare vini piuttosto che offrire portate differenti. Diciamo che il fiore all'occhiello del Soria ed è inamovibile dal menù è il pulpo alla gallega. Pulpo alla gallega, adoro, io sono appena stata in Spagna, sono appena rientrata Pure in io. Fuerteventura che mi ha È il vento di levato Fuerteventura il che è Fuerteventura. adatto ai windsurfisti e non ai surfisti. Sì, quindi. Esattamente, mentre io rientro da una settimana trascorsa tra i Paesi Baschi e la Cantabria per selezionare un po' di prodotti, tra cui un fantastico Jambon Ibaiamà che adesso è in bella mostra sul banco di Matière e dei Patè Parla un po' più forte perché e magari anche tu dei prodotti ce l'hai la voce, che io no. solitamente insomma proponiamo al Sorin. La selezione non si ferma all'estero soltanto al vino, ma anche a specialità gastronomiche. Quindi i due wine bar si differenziano non solo per la selezione di etichette appunto al Matière Baramà, diciamo un pochino più internazionali, anche sulla proposta gastronomica Sì. avete fatto questo sbilanciamento o altre No, guarda, novità diciamo o è che più o meno adesso format? Matière è nella sua fase embrionale, per cui è Quindi ci devo tutto, anche è co come il vino è atto a divenire, è andare atto a divenire e l'offerta adesso è composta da una serie di portate che rendono abbinabili trasversalmente un po' tutte le tipologie di vino presenti in enoteca. Senti, quanti soci siete e come vi siete divisi i compiti? I compiti sono suddivisi tra me e il mio povero Sergio, che io dico così perché siamo gli unici due effettivamente impegnati in prima persona, mentre gli altri soci ci aiutano durante il tempo libero, fondamentalmente. Quindi ricade tutto su di me e Sergio. Sergio in questo periodo di apertura di Matière mi sta affiancando, tra qualche giorno ritornerà a curare il Sorin insieme a Daoud, il mio fratellino che sta in cucina, che si occupa insomma di far uscire portate interessanti e in sala è affiancato dalla mia compagna piuttosto che da un altro Otto. socio che per motivi professionali è sempre in giro per il mondo. Quindi. E torniamo qui in onda con Pasquale Levieri che ci stava appunto raccontando un po' della sua enoteca, il Sorì, e della nuova enoteca che è proprio in apertura in questi giorni, che è Matière Baravin. E quindi, data la sua esperienza del settore ormai da diversi anni, otto appunto con l'Enoteca Il Sorì, ma comunque una passione che viene da sempre nel mondo del vino, è stato appunto chiamato anche dagli editori della Pecora Nera per collaborare in questo particolare progetto che vede i vitigni un pochino alternativi anch'essi. Utilizzati normalmente appunto per il taglio dei blend dei vari vini, essere invece portati come protagonisti da alcuni viticoltori che hanno avuto questo coraggio di esaltarli nel loro territorio. Allora, raccontaci, Pasquale, come nasce un po' questa idea e come Diciamo avete deciso che di portarla già il avanti. nome dovrebbe raccontare abbastanza perché Diamoci un taglio sta a rappresentare proprio la volontà di voler
dare una inversione di marcia e di tendenza a quello che apparentemente oggi è il mondo del vino, dove è abbastanza tutto accettato e a volte anche figlio di lavorazioni non proprio corrette. Diamoci un taglio, perché la selezione innanzitutto non è basata sui vini naturali esclusivi, quelli che oggi insomma sono impazzano. Evidentemente si sì, impazzano e sono per la maggiore, ma diamoci un taglio anche per quello, diamoci un taglio anche perché di solito queste uve giudicate secondarie inizialmente venivano utilizzate per affiancare i più blasonati uvaggi internazionali francesi, e invece ci siamo messi alla ricerca di, scusate un attimo, ma ci siamo messi alla ricerca di tutti quei piccoli vigneron che hanno voluto scommettere su uvaggi minori per trasferire quello che secondo me nel vino è un fattore importante, che è la territorialità. Come fare per ritrovare la territorialità nei vini? È soltanto andando a degustare gli uvaggi autoctoni, quindi dove, su quei territori dove trovano maggiore collocazione, maggiore espressività, abbiamo puntato su questi piccoli. Quanti sono i vini che saranno presenti a Diamoci un Taglio, quindi? Allora, ad oggi le adesioni sono di circa 30-35 produttori, con uve vinificate in bianco e in rosso provenienti più o meno da tutta la penisola. E ci sono territori che diciamo sono più presenti? Guarda, la fascia centrale dell'Italia sicuramente, perché storicamente si è sempre vinificato in blend, e poi per una questione mia penso anche di appartenenza territoriale, la Campania avrà uno zoccolo duro abbastanza importante e piccole realtà ma con grandissime interpretazioni, ma anche la fascia alpina piuttosto che la Sicilia, piuttosto che... Quindi sorprese un po' sorprese, da tutta Italia. Sì, tutte piccole realtà ma con grandissimi prodotti. E come viene strutturata un po' la degustazione? Com'è il programma? Ovviamente ci saranno dei seminari di cui ci saranno dei seminari dopo, di approfondimento, e diciamo che in base a quella che è la struttura architettonica, che tra l'altro è veramente bella. E ricordiamo che è al Wegil. Esattamente, ci troviamo nel cuore di Trastevere, anzi tra Trastevere e Porta Portese. E la struttura è disposta su più livelli, e ci sarà il piano diciamo di ingresso, piano terra, la disposizione di diversi tavoli di degustazione. Mentre nel piano alto ci sarà una zona dedicata a delle piccolissime eccellenze di distillati, e poi al piano ancora più su ci saranno altri banchi di assaggio e tutta l'area food. Benissimo, invece qui allora Luigi Massimo Roberto Silipo interviene dicendo: in Calabria con il rosato Amistà, Cantina Val di Neto, uve Gaglioppo 100%, ci sarà? Sarà presente? Ci sarà una piccolissima realtà calabrese, e vi invitiamo a venire a scoprirlo direttamente domenica a Diamoci un Taglio. Benissimo, allora restate con noi e scopriremo altre curiosità sull'evento e su Pasquale. Allora, puoi raccontarci, anche se ovviamente dovremmo tutti quanti, io per prima sarò presente per tutti e due i giorni all'evento, sia come Vino TV sia come Radio Food, quindi attenzione, attenzione produttori presenti all'evento, perché sarò il vostro tormento, perché vi intervisterò uno per uno e quindi dovrete presentarmi i vostri vini particolari. Ma ci vuoi dire qualche uvaggio, magari un pochino? Per esempio Alessio De Angelis ci cita il Tintilia. Tintilia, la Tintilia ovviamente sarà presente, certo, con due produttori. Ma io mi concentrerei su uvaggi specifici, ma sull'insieme, sul panorama
di tutti gli uvaggi selezionati per la manifestazione fondamentalmente. Avremo per esempio diverse interpretazioni di Trebbiano, dal Trebbiano Spoletino piuttosto che tra l'altro quello, è un vitigno in fortissima ascesa, molto interessante. Ci sarà Trebbiano, anzi scusami, ne approfitto per salutare Michele Italiani, che è venuto qui in radio di recente a presentarci il suo Di Col di Santo. Ok, quindi ci sarà anche un Trebbiano Verde del Lazio che è riconducibile alla famiglia del Verdicchio Marchigiano, mentre nel Lazio è sempre stato utilizzato per il taglio, con la cantina Imperatori che lo produce veramente lavorando bene le uve, rispettando molto bene le uve. E ci sarà del ciliegiolo, del quale io sono innamorato in maniera più assoluta. Ci sarà Cabernet Franc, un'interpretazione tutta italiana, umbra, che per me, che sono innamorato della Loira, insomma, devo dire che ha destato in me tanto interesse. E ci sarà la nostra Campania con la coda di volpe, che solitamente è sempre stata bistrattata, massacrata, è utilizzata anche da taglio per la realizzazione di vini rossi, e invece grazie alla scommessa di alcune realtà pian pianino si è ricominciato a vinificarlo in purezza, tirando fuori gran belle interpretazioni, un'uva che viene praticamente lavorata in tutta l'areale della parte di Napoli, del Sannio e anche un po' dell'Irpinia. E se lo cito, anche perché ho visto che sarà uno dei partecipanti, se Raffaele Troisi ci degnerà di qualche bottiglia di coda spumantizzata, sarà un gran bel bere. Intanto avvertilo che lo acchiapperò sicuramente per una delle interviste che ci saranno in diretta, ricordiamo, dall'evento. Quindi lunedì prossimo mi troverete in diretta con Radio Food proprio su dall'evento di Andrea, particolarmente preoccupato. Di Diamoci un taglio per questi due giorni. Per questi due giorni quando ci sono intense. Di mezzo io. Ma no. Non dite così. No, vedrete che vi troverò, vi scoverò un po' di produttori simpaticissimi, pronti e via per tornare in onda a scoprire di più. Diamoci un taglio, sempre questo il tema di oggi sulla puntata di Vino TV per Radio Food. Vi ricordo che poi potrete ascoltare di nuovo tutto il podcast su Radio Food Live, il sito che racchiude tutti i podcast della radio. E siamo qui con Pasquale Livieri, sempre per parlare appunto dell'evento, e ci stava raccontando un po' la struttura quindi dell'evento, ma all'interno di questo evento ci saranno anche dei sottoeventi, quindi dei seminari che vi aspettano, che ci aspettano. Ce ne vuoi parlare? Ci vuoi raccontare quali sono i temi che sviscererete appunto durante questi due giorni, ricordiamo 12 e 13 maggio al Wegil? Sì, diciamo che per quanto riguarda i seminari sarò affiancato da una persona che praticamente da sempre mi segue in quella che è la scoperta del vino, e un grandissimo amico di bevute, che sarà Alfonso Isinelli. Salutiamo anche Alfonso Isinelli. Buongiorno Alfonso, carissimo. E con Alfonso abbiamo deciso di suddividere i seminari in tre slot dedicati al vino, e l'ultimo sarà dedicato invece ai liquori italiani, perché sta ritornando anche la cultura della produzione di liquori di qualità nel nostro paese, con tre piccole realtà. E naturalmente i seminari, ce ne sarà uno dedicato ai bianchi, dove troveremo il Trebbiano in tutta la fascia centrale dell'Italia. Ci sarà il secondo dedicato al rosso, al ciliegiolo, mentre il terzo seminario è quello dove troveremo le uve minori addirittura quasi sconosciute, come può essere il Pimirosso, la Tintilia, piuttosto che la coda di Raffaele, appunto. Sì, stavamo parlando appunto... Il centesimino di Oriolo, cantina San Biagio Vecchio. Questo manca anche a me. Centesimino di Oriolo è una gran bella realtà. No, credo che ci sarà veramente da divertirsi, perché appunto, ecco, al lato di, come dicevamo prima con Pasquale, il Trebbiano che ha tantissime sfumature diverse a seconda dei territori, e tra l'altro quello Spoletino sta avendo una grandissima riscoperta negli ultimi tempi,
così come il Ciliegiolo, che anche con, grazie alla manifestazione del Ciliegiolo, certo, che si tiene a Narni, sta veramente vivendo. Salutiamo un Marina importante, per, sì, assolutamente, una manifestazione che organizza. Un grandissimo bacio a Marina Ciancaglini, decisamente, diciamo nome e cognome. E ci saranno anche veramente delle sorprese anche per magari gli addetti proprio ai lavori, perché ci sono veramente dei piccolissimi vitigni italiani che è impossibile quasi scoprirli e conoscerli tutti se proprio uno non ci si mette. Certo, certo. E grazie anche a questo tipo di manifestazioni che gli si dà anche la giusta importanza, perché poi spesso magari vengono un po', diciamo, persi nella folla dei vitigni più grandi, più, sì, importanti, che magari gli rubano la scena. Quindi aver ideato veramente un evento che viene dedicato completamente a questo tipo di vitigni è stata veramente un'idea molto interessante. E, siamo a quante edizioni avete fatto? È la prima? È la prima edizione, quindi di siamo un taglio, proprio, esatto, nuovissimi al debutto, questo, in società. Al debutto in società, e quindi io ci sarò, voi? Immagino proprio di sì, vi voglio tutti quanti lì. Allora, fermiamoci un altro po' per una canzone e poi finalmente arriva il momento dello stappo della bottiglia che Pasquale ci ha portato in studio, quindi restate con noi. A tra poco. Allora. Possiamo nel frattempo, sì, rispondere all'amico calabrese che ci chiedeva. Allora, rispondiamo. Aspetta, vediamo un attimo i commenti, quindi... che aspetta, non scusate, mi si apre. Mi si apre nei commenti, non so per quale ragione. E comunque Luigi Massimo, grazie a te per la stima e perché ci stai seguendo. Dice che siamo molto simpatici. Grazie, gli grazie, fa piacere. Un bacio. Fa piacere. Forse però... è meglio che il bacio sia soltanto quello di ieri. Allora, scopriamo un po' gli altri. Marcello, sempre presente, grazie. Salutiamo anche Marcello Saporito. E poi, allora, diciamo che il nostro amico calabrese, anche Leonardo Lopertuso, salutiamo, e Mario Sommelier, che veramente, ormai se non ci sei piango, perché sappi che sei un mio punto di riferimento. Allora, cosa gli possiamo rispondere al nostro amico che ci chiede del Gaglioppo? Cosa che ci sarà della Calabria? Del Gaglioppo scopriremo il Guarnacino, un'uva ancora... ancora più, più simpatica, rara da scoprire, decisamente. Il Guarnacino. Solitamente, ecco, appunto, usato in blend per la realizzazione del Gaglioppo, del più famoso Gaglioppo, ed è un'uva che conferisce, sì, è vero, la parte tannica, ma anche una componente vegetale, acida, molto interessante. Un vino dove aveva una gran bella struttura. Vedi, lo dicevo io che anche per gli esperti c'è da imparare, perché mentre il Gaglioppo, nonostante sia comunque un'uva non conosciuta da tutti, diffusissima, non, esatto, diffusissima, è comunque un'uva che insomma rappresenta ormai la Calabria, no? Quindi comunque ce la conoscono, sì, in tanti. La realtà che rappresenterà la Calabria è veramente piccolissima e da qualche anno la si segue con interesse, la masseria Perugini. La masseria Perugini. Sì. Ovviamente non possiamo nominarle tutte 35, quindi vi tocca comunque venire. Esatto. Assolutamente. Anche perché se volessimo nominarle tutte ci sarebbero da nominare anche i 30 produttori di olio. Sì, perché c'è una parte dedicata, grazie alla collaborazione con Leonauta, a Simona. E ho chiesto a Simona di selezionare 30 produttori di olio che utilizzassero un'unica cultivar nel loro olio. E quindi ci siamo impegnati anche in quel caso a mantenere, a rispettare il taglio della manifestazione e quindi utilizzare tutto ottenuto da singola cultivar. Molto interessante, quindi sono anche 35 sempre, 30 produttori, ieri sera ho incontrato Simone e mi diceva 30 produttori. Sempre provenienti da tutta Italia, ovviamente, quindi avremo anche, esatto, lì un percorso tra ancora, le regioni italiane. Ancora eccellenze, perché Simone insomma
ci regala sempre grandi belle scoperte per quanto riguarda il mondo dell'olio. Benissimo, noi stiamo per rientrare in onda e quindi, come vi dicevo, è venuto il momento. Vuoi avere tu l'onore intanto di stappare la non mi permettere 8 secondi. Il rituale va così. Ed eccoci qui con Pasquale Livieri, siamo arrivati al momento dello stappo della bottiglia che ci ha gentilmente portato. Allora, mentre io stappo, Pasquale, tu ci puoi raccontare come mai hai scelto questa bottiglia, il Tornante, un greco di tufo di Badia Aperti? Ricollegandomi al fatto che ho soltanto 10 ore di sonno nell'ultima settimana, è un po' provato. Stamattina nell'andare in cantina per scegliere la bottiglia da portare, nella mia intenzione era appunto quella di selezionare la bottiglia di Coda di Volpe, soltanto che ai noi ho beccato il greco, per cui la bevuta sarà completamente differente, un po' più ricca, però mi aspetto una... Così non abbiamo fatto torto a nessuno, visto che appunto, come dicevamo con Pasquale, ci aspetta un weekend, più che altro anzi una domenica e un lunedì, 12 e 13 maggio prossimi, al Wegill a Roma per appunto scoprire i vitigni, diciamo da taglio, utilizzati normalmente per il taglio, che invece hanno trovato appunto una corretta interpretazione vinificando in purezza. Benissimo. Ricordiamo ancora che il lunedì è previsto, diciamo, una giornata dedicata agli operatori, perché solitamente ai saloni gli operatori sono obbligati a spalleggiare con gli appassionati del vino, invece da operatori ho ritenuto opportuno riservare uno slot ai colleghi. Benissimo, allora prima vi facevo sentire il rumore del tappo che se ne va via dal cavatappi, tappo in sughero. E adesso vi faccio sentire che invece ci versiamo il vino che con Pasquale apriremo. Allora, Pasquale, quindi tu hai scelto ovviamente un vitigno campano, e volevi portarne un altro, ma ci piace anche il greco di tufo, che è appunto... Direi di sì, a questa temperatura poi veramente espressivo al massimo. Un prodotto... faro della Campania, no? Sì. Allora, raccontaci comunque come è avvenuta questa selezione per l'evento di Diamoci un Taglio. Quanto tempo ci hai messo a scovare questi piccoli produttori? Scovare i piccoli produttori è stata la parte più interessante della ricerca, perché... come dire, rifarsi a nomi noti, non che, come dire, il vino che producano non sia buono, però secondo me c'è una nuova ondata di produttori attenti, impegnati nel rispetto dell'ambiente e nel rispetto della salute del consumatore, che evidentemente meritava che venisse acceso un faro ulteriore sul loro impegno quotidiano. Domanda, tra questi produttori, che comunque la selezione per l'evento è stata appunto scegliere vitigni che normalmente non sono protagonisti e che invece lo sono diventato, ma ci sono anche delle grandi aziende presenti che hanno fatto questo tipo di scelta, e come vi siete comportati? Avete comunque preferito piccoli produttori, diciamo un po' a margine dai riflettori? Decisamente sì. Quindi c'è stata una doppia selezione. Una doppia selezione, sì. Una doppia selezione, perché la difficoltà per tanti piccoli produttori a volte nell'emergere, quindi potersi presentare al grande pubblico, è sempre legata a manifestazioni abbastanza grandi. Quindi una manifestazione piccola, concentrata nel cuore della città, raggiungibile da qualsiasi altra città con treni e quindi con il tram per evitare il traffico di Roma, penso che possa essere un palcoscenico ideale per dare voce a questi interpreti. Bene, io intanto ti voglio dire che Monica Coluccia, che adoro e che saluto con affetto,
Ha detto grande Paghi, ottima scelta, quindi grazie. Ritorniamo a parlare del nostro greco di Tufo, raccontaci qualcosina quindi su questa piccola azienda, perché appunto comunque l'idea è anche di dare valore a queste, quindi certo, queste realtà un po' che sono al margine. Questi progetti importanti, perché la cantina di Raffaele Troisi nasce nella metà degli anni Ottanta per volontà del papà, e perché voleva, come dire, valorizzare la viticoltura dell'area e utilizzando uvaggi autoctoni. E... Arrivo. Si è distratto. E è stato seguito il papà Antonio dal figlio Raffaele, che successivamente ha preso le redini dell'azienda, della cantina di famiglia, e continuando a lavorare esclusivamente sulla qualità. Benissimo, anche Mario Sommelier ha apprezzato moltissimo la tua scelta, dice che il greco di Tufo è uno dei grandi vitigni della Campania. Anche perché nelle interpretazioni di Raffaele oggi, del papà ieri, ma di anche tanti altri amici che lavorano lì in zona, siamo riusciti a capire che il greco è un uvaggio, cioè un vino ottenuto da uve greco. È un vino che non deve essere necessariamente consumato giovane, ma che invecchiato può dare veramente vita a bevute interessanti. Ci saranno alcuni dei vitigni appunto che saranno presenti all'evento che hanno anche questa particolarità di avere un po' di spalle, diciamo un po' di diciamo anni quasi sulle tutti. Spalle? Diciamo quasi tutti. Molto interessante. Sono state anche, allora, come dicevo prima, abbiamo coinvolto piccole realtà, talvolta anche giovani, però di fronte a cantine che magari hanno qualche anno di esperienza abbiamo provato a chiedere di fare degustare annate doppia cifra, insomma. Bene, bene, sempre più interessante questa manifestazione che ci aspetta il prossimo weekend. Allora, restate con noi perché tra un po' invece scopriremo qualche cosa di più sui gusti di Pasquale. E su qualche consiglio enologico. Va benissimo, con piacere. Ah, vedi, questa è anche una bella curiosità, quindi vini che hanno anche un certo po' di anni sulle spalle. Sì, raccontacelo un po' meglio questo vino. Raccontamelo tu. Ti ringrazio perché oggi sono proprio in forma. Allora, devo dire che al naso escono fuori già dei frutti tropicali. Si sente, non ho visto l'annata, ma sembrerebbe avere qualche anno sulle spalle. È il 2016. Lo si vede anche leggermente dal colore, che comunque comincia ad essere un po' certo carico rispetto... Diciamo che è una delle caratteristiche del greco, è proprio questa... predisposizione ad un'ossidazione precoce, quindi semplice contatto già in fase di vendemmia, se non si è attenti si può tirare giù del vino veramente abbastanza carico. Sì, e che comunque rimane una grandissima piacevolezza, al naso sì, si sente appunto questa tonalità di, cioè questa, diciamo, queste sfumature un pochino più mature della frutta con... Diciamo che già la parte floreale sull'olfattiva esatto ci dice che ci troviamo di fronte a fiori maturi. Esatto, è tutto diciamo un po' maturo al sì naso, però comunque conserva una grandissima piacevolezza. Tra l'altro non aiuta la temperatura oggi in sala, però che, secondo me però proprio perché non ci sono difetti, no? Cioè, la cosa bella è quella, perché lo sapete che nel vino bianco la temperatura un pochino calda tende comunque ad esaltare eventuali difetti, e qui invece in caso... ha un naso che rimane pulitissimo e molto piacevole. Anche la bocca ha sempre queste note di evoluzione sì importante, anche se appunto è un 2016, non è che siamo a 10 è un bimbino, anni sulle spalle. È un bimbino. Esatto, e ha sicuramente altri anni da poter dare tante gioie questo vino. Tante gioie. Però la cosa bella è che la bocca è piena, vellutata, ha questa
questa compostezza e al tempo stesso pienezza, con un bellissimo finale, con una leggera mandorlato molto, Diciamo che l'attacco molto in bocca poi piacevole. gioca su queste note fumé, sorrette, cioè più che fumé di pietra focaia, e poi dopo sorretta da una gran bella mineralità e un'acidità progressiva, la parte fruttata è molto presente e come dicevi, è bilanciata da questa chiusura di mandorla. Esatto, quindi È un bianco che può tranquillamente essere abbinato al ragù napoletano, anche perché in questo caso rompiamo la logica dell'abbinamento cromatico, ma la struttura del vino e la trama gustativa 8 sicuramente può essere un secondi. ottimo abbinamento. Io dobbiamo rientrare. E noi ci stavamo gustando questo bellissimo greco di tufo, il tornante di Vati Aperti, che abbiamo aperto insieme a Pasquale Vivieri, che è qui con noi oggi in studio. E adesso a questo punto vogliamo sapere qualche cosina in più proprio su Pasquale, che come sapete gestisce, è fondatore dell'enoteca Il Sorì, quindi comunque oltre ad aver organizzato anche l'evento insieme alla Pecora Nera, che appunto ci sarà domenica e lunedì prossimo. Pasquale, io ho qualche domanda per te, però Oddio. tu come ti senti? Più bianco, rosso, rosato o bollicina? Bollicina. Bollicina! Quindi Bollicina frizzante mi sento. sei Sì, frizzante, nonostante la stanchezza sono comunque frizzante. vero? Bollicina italiana o straniera? Non rispondo. Non risponde. Diciamo tutte e due, anche se io un'idea ce l'avrei. Pure io. Ma se tu ti dovessi portare dietro un vino, io lo chiamo il vino comfort, quel vino che ti fa sempre sentire che sei a posto, che non sbagli mai, con anche un buon rapporto qualità-prezzo, a quale vino pensi? A quale vino ti riferiresti? Da portare In in giro qualunque in qualunque occasione. occasione, ma ce ne sono tanti veramente. Puoi anche dirmi una tipologia, non deve essere per forza un'etichetta precisa. Anche lì la bollicina, di la verità. È quella Che che con porto quella non sempre, sbagli è mai. quella che porto sempre. Bene, bene. E invece se io avessi una bacchetta magica, quindi non ti dovessi preoccupare né di costo, né di lontananza, né di reperibilità, neanche di esistenza, che vino vorresti che io facessi apparire con un tocco? Il vino dei tuoi sogni, del tuo cuore. Diciamo che il vino dei sogni è quello che non esiste, il vino che vorresti bere è quello che puoi bere, ma oggi ricollegandomi anche alla manifestazione berrei molto volentieri un Trebbiano dei Valentini datato. Ah, Così. Valentini, Anche Trebbiano perché, come ti d'Annunzio. dicevo, 10 giorni fa ero in Francia e ho portato una bottiglia di Valentini 97, purtroppo Buchenée. Niente, quindi E niente, con il tatto, ebbene sentore sì, di è tatto. successo. È successo, può Ed era accadere. l'ultima in cantina, quindi volendo, se proprio vuoi usare sta bacchetta magica, Te la faccio rifare, ma senza senza, Buchenée, sì, ok? Invece avrei sicuramente girato tantissimo per cantine, come abbiamo capito, sia italiane che straniere, perché ricordiamo appunto che Pasquale ha all'interno sia del Sorì, sia del nuovo locale che sta per aprire, che è in aperto. apertura, aperto, martedì tra l'altro sarò da sé, Esatto, che è domani, tra che è domani, l'altro. che è domani. Scusami, dicevamo, ha una selezione di vini italiani ma anche stranieri, quindi comunque sicuramente hai viaggiato tantissimo per cantine. Ci puoi raccontare qual è la visita più bella che ti è rimasta più nel cuore delle cantine che hai visto e che diciamo, consiglieresti a tutti i nostri ascoltatori? Consiglierei agli ascoltatori di visitare tutta l'area di Banyuls, e quindi siamo nel sud della Francia, a 5 km dalla Spagna, dove il paesaggio e il territorio regalano veramente emozioni uniche. Io ci sono arrivato al tramonto ed era un posto veramente bellissimo, e poi al risveglio ritrovarsi in mezzo a delle vigne alte 40 centimetri con 80-100 anni di età è una cosa impressionante. Quindi immaginare la vendemmia da quelle parti è un'opera eroica, e quindi dobbiamo ringraziare tutte le persone che lavorano da quelle parti. Io invece ringrazio Pasquale perché è riuscito a darmi tutte le risposte che mi hanno sorpreso e
incuriosito. Quindi, nonostante uno passi la vita in mezzo ai vini, c'è sempre di più da scoprire, specialmente da persone come Pasquale. Quindi, grazie mille, Pasquale. Grazie a voi. E andiamo un'altra canzone e poi i saluti. E la pillola, devo sempre di dire che c'è la pillola a quest'ora. Allora, Pasquale, veramente è molto interessante fare una chiacchiera con te. A questo punto ti chiedo anche la degustazione invece più particolare che hai fatto. La degustazione più particolare che ho fatto l'ho fatta quest'anno in compagnia di Alfonso, guarda casa. Sinelli, ricordiamo. Eravamo in Loira e abbiamo avuto la possibilità di degustare dei vini di diversi millesimi, anche di qualche decennio fa, di un piccolissimo produttore che non è mai entrato in Italia. E ci trovavamo all'interno di una delle grotte di tufo utilizzate per la costruzione dei castelli più importanti della Loira. E scendere a meno 18, meno 20 metri a trovare bottiglie degli anni 60, degli anni 70, stappate una disinvoltura imbarazzante da qualche produttore, è una cosa che difficilmente dimenticherò. Anche perché tutti i vini perfetti, infatti con Alfonso ci chiedevamo, ci saranno mica prendendo in giro, vini dotati di una freschezza e una piacevolezza che beva impresa, incroyable, incroyable, veramente, vedi che continua ad alimentare le mie curiosità. Invece io adesso ti dirò una cosa che sicuramente tu hai già assaggiato, perché appunto sei un appassionato della Spagna e dei luoghi con le onde, anche se appunto le Canarie sono dove sono stata io adesso a Fuerteventura, un pochino più per windsurfisti che per surfisti. Ho appena avuto il piacere quindi di bere, e tra pochissimo scriverò anche l'articolo, quindi stay tuned, perché dovrebbe uscire oggi pomeriggio, sulla malvasia vulcanica, quindi detta anche di Lanzarote, proprio perché appunto parlando di vitigni particolari, è una malvasia che ormai cresce solamente lì ed è ancora a piede franco, perché certo, lì la fillossera non è arrivata, e hanno questi vigneti che sono tra i più spettacolari e particolari del mondo. Tu immagino ci sarai stata e conoscerai, e ci sono anche altri vigneti che ti hanno colpito per la loro particolarità, è successo con la Ciacolina, per esempio, che è nel cuore dei Paesi Baschi, è un vino presidio e viene coltivata e allevata su una penisola che a guardarla mi ha dato l'idea di Nisida, di Napoli, perché loro lo chiamano il raton, si chiama Ghetaria ed è a forma di topo vista dalla strada, e dà vita a questo vino verde che è quello che i baschi versano con un metro d'altezza dal bicchiere, dal vaso, perché vista l'acidità diventa poi brioso e ancora molto più interessante da abbinare ai loro vincioli. È un vino che in Italia è praticamente introvabile. Il vino verde tra l'altro ha questa acidità fortissima, cosa che non ha la malvasia vulcanica, che invece vulcanica ha questa fortissima affumicatura, proprio questo la lato stessa, me è molto, e che poi è qualcosa che ho trovato in un vino, in un tempranillo di Mallorca assaggiato 10 giorni fa a Bilbao da più bravo sommelier basco, e ho fatto assaggiare questo vino, non posso spoilerare perché sta arrivando. Diciamo che il confronto con i colleghi, con gli operatori è sempre motivo di, come dire, di scoperta di nuove realtà, di nuove interpretazioni, di nuove lavorazioni. Tra l'altro tra i commenti del video c'è anche qualcuno che parlava di organizziamo un événement de vin espagnol en automne 2020, addirittura nel 2020 vogliono organizzare un evento proprio sui vini spagnoli. Avec plaisir, mon ami. Avec plaisir, diciamola, Gérard Rivas, quand tu veux, giusto? Sono mi sì, oui, tu vuoi parlare? Ma anticipiamolo, 2020, troppo lontano, giusto? Così organizziamo un evento di vini spagnoli in autunno 2020. Quindi vogliono organizzare un evento di vini spagnoli qui a Roma nell'autunno 2020. Ci piace l'idea, noi ci piace molto. Siamo in calendario, secondi.
andare in chiusura di questa puntata piacevolissima con Pasquale Livieri, che devo dire è stata una delle chiacchierate più interessanti, perché ogni parola è riuscito a stupirmi e incuriosirmi. Spero che sia successo anche a voi che ci avete ascoltato. E a questo punto io continuo e con il sorriso mi presenterò domenica prossima all'evento di Diamoci un taglio, che Pasquale organizza insieme agli editori della Pecora Nera e che ci aspettano al WeGill domenica, quindi il lunedì, il 12 e il 13, perché sono sicura che continueranno a stupirci. Potrebbe accadere. Continueranno a stupirci, potrebbe accadere, so che accadrà, e noi saremo lì per intervistare insieme. Scusate un secondo. Per intervistare insieme tanti produttori che saranno presenti all'evento. Quindi niente, rimanete con noi, perché appunto ci ritroveremo in diretta con Pasquale e con gli editori della Pecora Nera, che ricordo devono sempre rimanere anonimi. E che ringrazio tanto. E che ringraziamo tutti. Veramente anche io ringrazio. Personalmente, per avermi coinvolto, nonostante sapessero dei miei impegni in questo periodo, hanno insistito affinché si realizzasse la manifestazione. Speriamo bene, vi aspettiamo veramente numerosi per il piacere di farvi degustare qualcosa di differente. E ricordatevi, se volete sapere gli altri appuntamenti del mese di maggio che riguardano appunto il mondo del vino e dell'enogastronomia in generale, potete visitare la mia pagina, il mio blog di Vino TV, www.vino.tv, dove trovate tutti gli eventi dove vi aspetto e che vi consiglio di non perdere per questo mese di maggio, e ovviamente c'è quello di domenica e lunedì prossimo. Allora, io vi saluto e vi ringrazio per averci ascoltato. Ciao Pasquale. Ciao a tutti, ciao Chiara, grazie ancora e buona settimana. Ci vediamo domenica. A domenica. Eccoci, abbiamo finito, dobbiamo salutare anche voi. Grazie per essere stati con noi, è stato un piacere. E, Pasquale, io. Vuoi mandargli un bacio? Ciao, grazie ancora, ci vediamo domenica.